Ci troviamo all'esterno dello stadio Città di Arezzo, qui domenica arriva la Voluntas Spoleto, un'altra partita importante per l'Arezzo che deve continuare nella serie di risultati positivi. Che partita ci sarà da attendersi appunto con un avversario di questo tipo? Ma sarà una partita difficile come tutte. Lo Spoleto è una squadra che fino adesso ha avuto un rendimento abbastanza altalenante. Queste 7 partite ha ottenuto 3 vittorie e 4 sconfitte. Non sta attraversando un momento positivo, perlomeno sotto l'aspetto dei risultati. Viene da 2 sconfitte consecutive e 2 settimane fa ha cambiato allenatore con Schenardi che è subentrato al posto di Luzzi. Bisognerà vedere l'atteggiamento che avranno qui, perché Schenardi solitamente è un allenatore che riesce a dare un'identità importante alle proprie squadre. Penso che per loro sia fondamentale muovere la classifica, quindi mi aspetto che vengano qui con un atteggiamento abbastanza prudente, ecco, anche se solitamente, come ho detto prima, le squadre di Schenardi comunque provano sempre a giocarsi la partita. Ecco. È un organico che dispone comunque di giocatori importanti, un organico con dei valori, soprattutto Guastalvino dietro che è un difensore centrale esperto, Bagnato che è un centrocampista che qui conosciamo bene, è un ex dell'Arezzo, un centrocampista discreto tecnicamente, bravo negli inserimenti, con un buon tiro dalla distanza. E Gammaidoni che è una punta forte fisicamente, che dentro l'area di rigore vede molto bene la porta, bravo nel gioco aereo. Ecco, quindi è una squadra che ha dei valori, che anche se non sta attraversando un buon momento comunque può creare delle difficoltà all'Arezzo. Ecco. L'Arezzo visto in questi ultimi giorni, come dovrà entrare in campo per affrontare questa partita? Ma dovrà entrare in campo determinato, concentrato, come nelle ultime prestazioni, dovrà dare continuità oltre che di risultati, perché comunque l'Arezzo fino ad ora a livello di risultati ha avuto un andamento positivo, a parte la battuta d'arresto a Sansepolcro, a parte i 2 pareggi, comunque poi ha tenuto 4 vittorie, quindi a livello di risultati il bilancio lo ritengo positivo. Ultimamente c'è stata una crescita anche a livello di prestazione, soprattutto domenica scorsa con la Pontevecchio e mercoledì scorso con il Bastia, e quindi dovrà dare continuità sia di prestazione e cercare soprattutto di non sottovalutare l'avversario, perché come ho detto prima è una squadra che comunque dei valori ce li ha. Anche perché la classifica nella parte alta è corta, l'Arezzo insomma potrebbe ingaggiare qualche posizione ancora più in alto. Sì, sicuramente facendo punti, approfittando di qualche passo falso, anche se il compito comunque delle avversarie dirette in questa giornata è abbastanza agevole sulla carta, però ecco, vincendo si potrebbe approfittare di qualche passo falso di qualche squadra che precede l'Arezzo. Ecco.